dopo l'esperienza su Caravaggio, un nuovo spettacolo su Michelangelo che permette di indagare a fondo quelli che sono quella che è l'arte di Michelangelo e anche i legami con i suoi contemporanei. Ma non so come sia partito lo spettacolo con la piega che poi ha preso di un percorso che indica il rilievo di alcune opere senza poi entrare nella vita di Michelangelo, ma in quello che noi sentiamo vedendo ciò che ci ha lasciato, quindi è una strada che abbiamo scelto e che credo sia abbastanza emotiva, perché si vedono, e poi con qualche anche aggancio alla contemporaneità che tiene più attento il pubblico. E la coincidenza singolare è che lo spettacolo si è per alcuni giorni sovrapposto a quella americanata che hanno fatto il Vaticano, che dura credo un'ora e che per 6 giorni io ho fatto lo spettacolo mio con un numero di persone proporzionate al Teatro Olimpico. Non so quante ne siano andate a vedere il Michelangelo, diciamo, in questa elaborazione spettacolare, ma sono certo che alcuni pensieri che riguardano la vita, la spiritualità, il rapporto con Dio, qui passano e partono da Michelangelo per diventare pensieri sulla nostra vita e sul nostro tempo, su quello che le opere d'arte ci aiutano a capire. Credo che lo spettacolo Son et Lumière di Roma non abbia aggiunto niente di più a una visita necessaria alla Cappella Sistina, per cui mi chiedevo come si possa potenziare l'effetto di questo spettacolo con tutto quello che racconta attraverso una diffusione televisiva o cinematografica, perché sono comunque 3 ore che possono essere anche mutate nel loro sviluppo, ma che danno molti valori spirituali che invece in quella rappresentazione così tutta superficiale probabilmente non ottengono, hanno una quantità di persone che poi escono come se che avessero bevuto un'aranciata, insomma, che è l'opposto di quello che ho voluto fare io. Lo spettacolo mette davanti lo spettatore a teatro nell'analisi delle opere di Michelangelo da quella che è la Pietà Vaticana fino al non compiuto della Pietà Rondanini. Sì, si parte con una pietà, si finisce con un'altra, hanno significati simili e forme molto diverse, una sembra scolpita da Dio, l'altra sembra scolpita da un uomo che sente i limiti dell'umanità, ma che è certo che troverà Dio nell'aldilà, quindi in una c'è un'idea di una realtà divina già sulla terra, attraverso la perfezione creativa dell'artista. Quindi è un'opera fondamentale, ma in qualche modo perfino in contrasto con Dio. Mentre la Pietà Rondanini ci accompagna verso Dio e ci indica la sua presenza nella nostra vita, per cui sono due espressioni che nello stesso soggetto indicano dei pensieri e delle emozioni diverse. Nello spettacolo su Caravaggio e nel libro a cui lei ha dedicato il punto di vista del cavallo si indaga molto su quella che è l'attualità o comunque il parallelo con Pasolini. Nell'ottica di Michelangelo, del Buonarroti, quale può essere un parallelo con un intellettuale dei nostri tempi? L'ho evitato perché mentre con Caravaggio c'è una pertinenza molto forte nella pulsione creativa di Pasolini e in un continuo trascinamento verso il basso dei suoi istinti, delle sue passioni, che è la dicotomia e la contraddizione della vita e dell'opera di Pasolini, che possiamo riscontrare anche nella vita dell'opera di Caravaggio, pur più grande di Pasolini. In Michelangelo la dimensione spirituale, l'interiorità, i valori, diciamo, assoluti non hanno delle contingenze
nella esistenza quotidiana, per cui è difficile trovare qualcuno che gli possa essere affiancato, probabilmente non esiste, non c'è una personalità, un doppio di Michelangelo della cultura più vicina a noi. Farei fatica, forse l'unica figura michelangiolesca per la varietà dei suoi interessi, ma non per gli obiettivi raggiunti, è Borges. Però Borges è contemporaneamente più grande e più piccolo di Michelangelo, più grande per la sua curiosità e più piccolo per i suoi esiti. Quindi fare un parallelo come con Pasolini non mi pare ci porti a identificare una figura sovrapponibile, insomma. Sempre tornando allo spettacolo, vediamo come all'inizio viene a crearsi un legame tra Michelangelo e Niccolò dell'Arca e come poi in parallelo nei tempi moderni il legame si crei fra Michelangelo e Rodin. Sì, beh, Michelangelo e Rodin è un rapporto facile perché Rodin aspira a essere come Michelangelo, non ci riesce, ma ha questa forza con cui cerca di entrare dentro il nostro cuore. Invece Niccolò dell'Arca è una storia di un rapporto fra due artisti, con il più vecchio che capisce la grandezza del più giovane e lo chiama vicino a sé, e del più giovane che sente di non poter superare Niccolò dell'Arca, da cui risulta anche la grandezza di questo scultore meno conosciuto, e che cerca quindi una strada diversa, perché dovendo perseguire la rappresentazione del dolore, dell'umanità, della sofferenza, nessuno può fare meglio di Niccolò dell'Arca, che quindi non è meno grande di Michelangelo. Però l'unico modo è evitare il confronto sullo stesso tema del dolore e muoversi in una dimensione più alta, superiore, essenziale, anche dalla Pietà Rondanini in fondo è eluso il rapporto con il dolore reale, è tutta una dimensione metafisica, per cui i due sono diversi perché uno è umano, troppo umano, e l'altro è tutto divino. Dopo appunto Caravaggio, ora Michelangelo, seguirà un nuovo spettacolo? Tre. Leonardo, di cui cade nel 2019 il quinto centenario della morte. Raffaello, di cui cade nel 2020 il quinto centenario della morte. E Dante, di cui cade nel 2021 il settimo centenario della morte. Sono tre morti in sequenza, 19, 20, 21. Beh, un bel programma, insomma. E soprattutto l'ultimo sarà divertente perché farò qualche canto di Dante in perfetta sfida con Benigni. Sempre in Santa Croce? E poi dove lo vedremo, dove lo faranno fare.